Guglielmo Longobardo, un fatto, come, quando e perché? Un fatto, come, quando e perché? Un fatto è Guglielmo Longobardo, va indicato come un'esperienza napoletana, locale, che può essere definita universale. Questo è il fatto. Il fatto è che Guglielmo stabilisce rigorosamente l'informale dal punto di vista universale. Oltre il fatto, mi dicevi... Come, quando e perché? Come viene riassorbito dal quando? Perché come lui ha definito il tempo, tempo sospeso dal suo personale, è il motivo per il quale gioca con il rigore formale delle sue geometrie in un informale che lui definisce post informale, io definisco un informale astratto. E quindi il perché di questo tempo sospeso definito all'interno di un modo di essere che è dinamico, anche se lui lo vuole sospendere con i suoi giochi, riportando in vita i tubetti, riportando in vita, diciamo, la sua vita tutta da quando ha iniziato ad oggi, e non a caso lui dice Longobardo continua, perché il tempo sospeso è impossibile, non si può sospendere il tempo, neanche con una tela, neanche con un'opera d'arte. Il perché, quindi, tentare attraverso questa sospensione del tempo di dire che il tempo è infinito, se non, anche se lui lo vuole preservare dalle teche, lo vuole preservare col cemento, lo vuole preservare con il vetro, non ci riesce, il tempus fugit, dicevano i romani, e questa è l'angoscia di ognuno di noi, però comunque anche il suo tentativo di far rivivere un tempo passato, pensando di averlo sospeso attraverso, è un tentativo, un gioco che lo porta lontano dal suo, come dire, rigore scientifico per farlo giocare nella sua corda pazza. Diciamo.